Ciao a tutti caprette e caproni, oggi giretto in bici perché il ginocchio è ancora KO. In attesa che il ginocchio guarisca, mi ci vogliono questi tipi di allenamenti in bicicletta dove non carico sul ginocchio, metto su queste salite appunto per allenare la forza. Cercare di non perderla in attesa poi di riprendere con i classici allenamenti trail. Eupilio. Questa Topstone Cannondale Gravel monta su cambio SRAM Apex monocorona, corona da 40, un pacco pignoni che va dall'11 al 44. 44 su una corona del 40. Belle le caprette. Capra, capra. Qui con me un altro gravellista. Ciao. Io l'avevo fatta l'ultima volta con la bici da corsa e pesava 4 kg in meno di questa. Un trail runner, ciao, anzi due trail runner. Alla sbarra si scende, si alza la bici e si passa. Dopodiché Fa male. comincia la salita con la serie. Non che qua ci sia divertiti finora. Vabbè, però se parli adesso, parlare mi sa che sarà più complicato chiacchierare. Adesso tu parti perché Poi ci sempre sono che io gli riesca a altri. venire, ti saluto perché io non so nemmeno se riesco a farla. Ah, mi sa che. Boh, vediamo. Ciao. Ciao. Ciao, eccomi qua, è il primo tratto con pendenza massacrante. Qui ci vorrebbe un pignone un po' più agile. Che tratto più pendente passato. Me ne attende ancora un altro più avanti. Vediamo. Per fortuna non fa così caldo come qualche settimana fa. Ciao! Ecco ora il secondo tratto impegnativo, non è che è stato tutto impegnativo, non è che, però questo è il secondo con più pendenza. Ecco chi è la cagona che sta a smerdare questa strada. Ciao Muccone! Mucche Trail. Sì, ma se non ti fai passare però. Oh my gosh. Dai, che il grosso è stato fatto. Qui è da dove si lanciano col parapendio. Spettacolo, sono che gente. Vabbè. Rifugio sec.
Cornizzolo conquistato. E dal cornizzolo, salute. E dopo aver fatto il cornizzolo, ora andiamo sul Monte Barro. Quello là. Confronto alla salita del cornizzolo, questa qui è molto più easy, diciamo, però è sempre impegnativa. Adesso la temperatura si è alzata, fa un po' caldo. Per fortuna che qua ogni tanto si pedala all'ombra. Comincio a sentire un po' di stanchezza ora nelle gambe. Questa seconda salita. Anche se meno impegnativo del cornizzolo, però l'ho sentita di più. Forse. Comunque è un allenamento che sono sicuro avrà fatto molto bene ai miei quadricipiti e una volta che poi ritornerò a correre si noterà il lavoro fatto. Vai ancora poco, spero. Ecco, è arrivato. Oggi qui sul Monte Barro c'è la festa di Legambiente. Sta a farmi la Coca-Cola, faccio una sete. Sì, no, la dice che andai di perfetto. Ed ora che anche il bar è stato conquistato, finalmente un po' di riposo per le gambe, discesa e poi pianura. Qualche giorno fa stavo guardando i miei tempi sulla salita del Monte Resegone. Tanto per fare un po' di una comparativa da come andavo prima, anche con la bicicletta da strada e come potrei andare adesso con la bicicletta gravel, con un po' meno allenamento. Niente, guardando un po' i miglior tempi tra le persone che io seguo, e io seguo praticamente tutti quelli della mia ex squadra di triathlon, proprio persone forti, molto forti in bicicletta. Sulla salita del Monte Resegone, 15 km, tosta, indovinate chi ha il miglior tempo tra le persone che io seguo? Francesco Puppi. Questo mi fa pensare che allenarsi facendo delle salite toste, anche se in bicicletta, può portare i suoi vantaggi anche nel trail running. Francesco Puppi non si allena costantemente in bicicletta, fa delle uscite, io lo seguo su Strava, ma non sicuramente come i miei ex compagni del triathlon. Per cui la bici è un ottimo strumento per allenare i muscoli.
Omega! Io sto dormendo, lasciatemi. Ora mi attende l'ultima salita, breve ma molto intensa. L'ultimo pezzo, proprio un muretto. Dai che è quasi finita. Come fare 100 squat con i pesi. Maroni. Vediamo alla fine di questa serie di allenamenti in bici se quando riprenderò a correre il tono muscolare sarà buono, avrò mantenuto quello che avevo lasciato prima dell'infortunio. Volete sapere come andrà? Seguite questo canale e mettete mi piace a questo video.